venditore autorizzato Rita Severino, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Oggi venerdì abbiamo pensato cosa porre alla vostra attenzione e tutti insieme abbiamo deciso che sarebbe molto utile di tanto in tanto dedicare questo 60 News a un aspetto non secondario della nostra realtà territoriale. Abbiamo deciso il da farsi e abbiamo pensato tutti di comune accordo di proporre alla vostra attenzione un'immagine bella di questa Locride che ha poi un richiamo nella notte dei tempi. Noi nella Valle dello Stilaro siamo stati più volte e nella settimana scorsa con tanti amici, ecco il motivo pure della scelta, siamo stati a Montestella. Era una giornata quasi primaverile. È stato un piacere ritornare su quei luoghi. Ciascuno diceva la sua, tutti insieme guardavamo quella zona che digradava lentamente verso il mare, quel mare placido che di tanto in tanto veniva solcato da qualche nave di grossa portata. Era terso il cielo. Il mare di un azzurro splendeva ed era stato per noi anche un piacere mirare e rimirare le bellezze del monte, ma principalmente di quella grotta. E quindi siamo a Pazzano, affiancate tra le rocce calcaree del Consolino e del Monte Stella, siamo a circa 400 metri sul livello del mare, dove si adagiano case e costruzioni moderne che oggi formano il comune di Pazzano. Questo paese piccolo, pulito della nostra Locride. La ricchezza delle acque, queste acque sorgive che hanno reso nel tempo e rendono ancora molto ubertosi le terrazze che insistono in quelle località, orti e giardini che sono sistemati sui pendii e nella valle sottostante. Questo territorio che oggi non è come il passato, ma è denso di servizi, vi è tutto ciò che possa servire alla comunità locale. Ma una volta Pazzano era chiamato dalla contea di Stilo a cui apparteneva Terra Plateani per l'esistenza di alcune miniere che sono state scoperte dalle stesse maestranze stilesi che vi si recavano giornalmente a lavorare. Quindi l'origine del comune di Pazzano si deve a queste minatori della contea che poco a poco e poco per volta riuscirono a costruirsi delle casette per le proprie famiglie, per rendere più agevole e fruttuose le loro attività produttive. Nacque così
una piccola borgata che fu detta capoluogo, distante da Stilo circa 2 chilometri. Si mantiene sempre fedele al centro abitato originario. Ecco perché diciamo distante dal capoluogo, perché Stilo e Pazzano sono quasi un tutt'uno, due distanze, 2 chilometri dalla realtà del capoluogo. Più tardi, e precisamente quando alle borgate di Guardavalle, Camini, Riace, Stignano e Bivongi venne assegnata da parte del demanio della contea anche la borgata dei minatori della terra Plateani, si vede e si vide riconosciuto lo stesso beneficio dal che derivò l'autonomia del paese, il cui nome è appunto Pazzano. Nella quota demaniale attribuita al comune di Pazzano rientrava anche una diramazione del Monte Consolino, a cui fu dato successivamente il nome di Monte Stella. Sorgeva allora sulla vetta montuosa l'antico convento basiliano della Grancia, fra quelli fondati da San Giovanni Terrestris. È noto che in Grecia all'inizio dell'VIII secolo ebbe a verificarsi il fenomeno dell'iconoclastia, ossia di quei monaci che sono fuggiti dall'Oriente bizantino, dalla Siria, dalla Libia, dalla Cappadocia, dalla Palestina, dallo stesso Egitto. E la lotta contro il culto delle immagini sacre che è stato promosso da Leone III l'Isaurico. Era questo un generale bizantino che aveva vinto in battaglia l'imperatore d'Oriente Teodosio III. Anzi, dopo che questi fu costretto a rifugiarsi in un convento per sfuggire alle persecuzioni del vincitore, Leone l'Isaurico, con i suoi editti del 726 e del 730, ebbe via libera nella distruzione delle immagini, di cui si salvarono solo quelle che venivano rimosse e trasportate in luogo sicuro. Fu appunto in quest'epoca che dalla Grecia venne traslata sul monte che domina Pazzano la Madonna della Stella, da cui, come si è detto, deriva il nome di Monte Stella. Questo lo diciamo e diciamo queste notizie perché coloro i quali si sono posti e ci hanno posto questa domanda se ne possono rendere edotti come e quando venne portata dall'Oriente bizantino la Vergine Maria. Suggestiva al riguardo è la leggenda narrata in endecasillabi sciolti da un cittadino stilese, il preside Luigi Cunsolo, nella rivista La Stella sulla Vetta, che allora era diretta da Don Mario Squillace, uno studioso di casa nostra e di quelle valli, che allora era arciprete a Pazzano. Noi cerchiamo di leggere soltanto delle poche parole, alcuni passi salienti, che quasi come compendio di una bella pagina di storia e di religione. È in questo pezzo che noi successivamente vi faremo vedere anche alcuni versi sono stati tratti a chiusura del nostro servizio. Veleggiava la barca e tutto il cielo era disceso placido nel mare. Candida e lieve, con le mani giunte, la Vergine Maria sotto la vela bianca pregava. Stanchi i rematori sedevano, i più vecchi ad ora chiudeva gli occhi sonnolenti, ardeva il mare, tutto tremolì d'argento. Dalle bianche vele, ora sospinta, navigava lungo la terra d'Occidente. I rematori volgeva gli occhi tacidi alle sponde da cui veniva olezzo di mortelle. Fiorite e si levavano leggere da templi infranti candide colonne. Dagli abituri placido filava azzurro il fumo e dietro i monti il sole calava. Intanto tarossaste nubri che discioglievan sui ceruli e flutti rivoli di oro e porpora
fiammante. E poi ancora, oltre al fine dove sono lento il fiume e il poro del mare scaturiva, la barca un tratto si arrestò. Nell'urto l'acqua salì, rimormorando lungo le rosse bande, in tremole faville di luce, rifrangendosi in un getto di sciolte perle nel profondo gorgo. Cade la vela, come un'ala morta. A nulla valse l'impeto dei forti muscoli tesi sopra i remi a porre un'altra volta il moto la morgia barca. Allora curvarono la fronte i rematori innanzi alla Divina Madre e la salutarono pregando: Ave, stella del mare, benedetto il nome tuo dolcissimo, Maria. Corse quel grido sull'aperto mare, le sponde risalì verdi dei fiumi e si svegliò. Lunghessi i floridi declivi e paesetti, addormentatisi sotto l'indefinito brivido del cielo. Ma i rematori, invano, risollevando timidi la fronte, l'immagine cercarono di Maria Vergine. Lieve trascorreva adesso in cima alle onde agevoli la barca e tutti ardevan le campagne e i monti, alti di un vasto smisurato incendio, e sopra il monte scese riluggente l'astro di fiamma nella notte, chiara di un mortale tremito di stelle. Quando tra i cerri e i frassini del monte la solitaria porpora del sole tinse le rocce pendule dell'antro, si fuse un inno di commosso amore che lungo i freschi rivoli correnti discese a valle, dilagò da monte a monte, diventò battito insonne da mare a mare. Sul dolore umano ora la dolce Vergine Maria, nella quiete del profondo speco, le bianche mani alla preghiera giunse, soavemente, e lodono i mortali curvi nell'ombra della fosca sera. Ma quella sera fosca divenne poi splendida. La Vergine, che come il poeta, come il nostro sacerdote ha saputo mettere in evidenza, noi vediamo che Don Mario Squillace ha saputo evidenziare con tratti sublimi l'immagine sublime della Madonna, sublime, sublime perché sublime il tutto, e in quella grotta, là sotto, tra tanti gradini, che mentre a salire poi ne viene uno in più, ci lasciano intendere che soltanto per mano divina tutto questo è potuto accadere. Dove poi un convento, un'altra chiesetta, un luogo che oggi diviene non soltanto di preghiera e di amore, ma con quelle strutture che sono state create oggi più che mai efficienti, si rende ancora interprete la volontà divina di renderle ancora più accattivanti. Ma perché? Abbiamo voluto ricordare questa immagine, abbiamo voluto porre il problema dell'iconostasia, la lotta contro il culto delle immagini, e come la voce del poeta. Noi non ci interessa sapere come e quanto, ma anche sulla scia di questi sentimenti, lì nella valle dello Stilaro è stato sempre creato un humus fecondo, e quella stessa civiltà che noi diciamo ha trovato origini nel mondo bizantino. Sì, le lotte iconoclastiche,
la gente fuggiva da quei luoghi, però hanno saputo inondare e far vivere questi luoghi nostri di una religiosità senza confini, di una pietà che lentamente si è rinvigorita e si è espansa non soltanto per le valli, ma per tutta la regione, per tutta la nostra entità, che oggi più che mai va oltre i confini di questo nostro bel paese. E noi diciamo che dal tempo sopra ricordato la statua della Madonna venne costruita prima dai basiliani nella Grotta del Monte, finché nel Concilio di Nicea del 787 e con quello di Costantinopoli dell'834 non venne ufficialmente ripristinato il culto delle immagini e quindi la maggiore libertà religiosa di cui poté godere l'Occidente, malgrado le ricorrenti invasioni saracene, favorì il crescente diffondersi della devozione verso la Madonna. Per cui oggi il santuario di Montestella non tardò a richiamare fitte schiere di pellegrini, tutti provenienti da non soltanto da questi luoghi della nostra regione, ma anche dall'Italia e perché no, anche dall'estero. Con questi sentimenti, amici che ci guardate da casa, vi vogliamo porre le immagini che abbiamo registrato durante l'estate, farvi vivere un aspetto non secondario della nostra fede e della nostra pietà popolare, farvi capire che a noi spesso sfugge una pagina non secondaria della nostra entità fideistica e andiamo alla ricerca di altre cose, effimere, vacue, che non hanno niente a che spartire con l'entità e con la religiosità dei nostri padri, che oggi rivive e risplende in quel monte. Don Enzo Chiodo, che è il rettore del santuario di Montestella, ha voluto anche lui esprimere delle belle parole di stima e di affetto, ma principalmente noi dobbiamo dire che attraverso dalla voce di una studiosa che ci ha voluto condurre nella grotta, abbiamo ammirato anche delle icone bizantine che sicuramente sfuggono a chi frettoloso va a Montestella. Siamo ritornati, ci siamo soffermati, abbiamo a lungo voluto riflettere su quel mondo ricco di fascino, di tanto mistero, però di una religiosità senza confini. E con questi intendimenti, con questo modo nostro di riappropriarci della nostra cultura e della nostra fede, vogliamo farvi rivivere ancora una volta un piccolo lembo del Monte Consolino, dove lì, nella roccia, nelle viscere della montagna, vi è un altare, un'edicola, è una immagine in marmo, l'immagine della Madonna. Ma la cosa più bella per chi si reca per la prima volta e scende là sotto non sa che vi è anche un piccolo passaggio. Io non voglio parlare della grotta del diavolo, che ci dirà la nostra gentile interprete dei sentimenti fideistici, ma vi è anche un passaggio che ci porta in quell'altra, in quell'affratto sottostante, che si apre ai nostri occhi e a distanza possiamo ammirare un paesaggio ricco di fascino e di tanto mistero. Montestella è dunque un luogo di culto dove viene venerata la Madonna, ma anche un ambiente naturale che dobbiamo conservare e tramandare ai posteri nella propria interezza. E allora ripetiamo ancora una volta che qui il culto verso la Madonna e per il santuario di Montestella richiama ancora fitte schiere di pellegrini, di fedeli che accorrono ai piedi della Madonna per invocare una grazia. E la Madonna
senza chiedere nulla, di spense a mani aperte, con il proprio volto e con le proprie mani, un mondo che ci appartiene e che vogliamo far rivivere all'interno della nostra coscienza. Se la regia è proposta, può partire questo contributo, che vi prego di ascoltare le parole, di ammirare le immagini e di trarre le dovute conclusioni. Una nuova puntata di Punto Cultura. Siamo nel cuore della Valle dello Stilaro, una zona ricca di una grande tradizione religiosa dove la spiritualità dei nostri padri si tramanda e si traduce anche nei giorni nostri. Siamo a Montestella, dove uno splendido santuario mariano invade tutta la vallata sottostante. Qui da secoli la fede, la religiosità dei nostri padri inonda non soltanto la vallata, ma principalmente ha animato ed anima quella che è la fede dei nostri padri. Cosa dire di questo splendido santuario mariano, così possiamo definirlo? E per guida abbiamo uno storico d'eccezione, Irene Petrolo, che conosce molto bene la storia di questa realtà che oggi ci vede protagonista. Vogliamo farvi aprire uno spiraglio nuovo, venire qui alla ricerca di una serenità senza confini. E possono essere valide queste mie considerazioni, anche se poi andiamo ad analizzare questi spunti in ogni sua o in ogni loro parte. Montestella, meta di visitatori, però anche luogo di un grande culto. È proprio esatto quello che dici. Effettivamente è un luogo molto importante per i pellegrinaggi mariani. Nasce tantissimo tempo fa, hai fatto bene nel dire che è legato ai monaci. Noi sappiamo effettivamente che su queste montagne ci sono sempre stati i monaci eremiti, quindi questa gente è abituata a vivere una vita molto ascetica, cioè loro vivevano nelle grotte e non avevano un grande amore per il contatto con la gente, quindi effettivamente sceglievano questi posti così scomodi ma allo stesso tempo così belli, così particolari, per vivere la loro religiosità. Potremmo allora dire che c'è stato un primo momento lauritico, cioè dove questi monaci vivevano soltanto di preghiere e di elevazione spirituale, per passare successivamente nel tempo ad altre forme di monachesimo, cioè da una forma lauritica anche poi a quella che riguardava la razionalizzazione dell'agricoltura. Essere poi vicino alla gente, se sappiamo come sappiamo che anche da queste contrade, da questa valle, nel tempo sono stati poi miniati grandi codici che noi riusciamo a trovare in grandi biblioteche, specialmente a Grotteferrata, nella Biblioteca Vaticana. In buona sostanza, la Valle dello Stilaro, con tutto i suoi monumenti, è stato punto di una religiosità senza confini. Sicuramente sì, questo di sicuro, perché noi abbiamo notizia che i monaci hanno scelto di vivere da soli, ma allo stesso tempo sono poi stati anche accompagnati dalla gente del posto, quindi una prima vita di ascetismo assoluto, ma successivamente una forma un pochino più cenobitica, diciamo così, quindi un'attività più fervida e uno stare insieme più acceso. I monaci, diciamo agli amici che ci ascoltano da casa, vennero in queste contrade spinti dalle lotte iconoclastiche che venivano dalla Siria, dalla Cappadocia, dalla Palestina, e hanno anche invaso con la loro presenza la nostra regione. Se in Sicilia però abbiamo una forma maggiore di presenza di questi anacoreti nelle nostre contrade. La presenza senza soluzione di continuità di movimenti monastici che vanno dall'VIII, IX secolo dopo Cristo fino a tutt'oggi ci induce a pensare che la Valle dello Stilaro, come la Valle del Torbido, come tutta la Locride, è stata sempre viva
è vitale per quel che riguarda la religiosità dei nostri padri. Assolutamente sì, e non, da non dimenticare anche la capacità di questi monaci di evangelizzare anche questi popoli, quindi anche un cambiamento successivo nel modo di fare religione e di vivere la propria religiosità. Noi andremo, amici telespettatori, successivamente a visitare la grotta, il nostro esperto ci farà da guida. Nel momento in cui diciamo che esistono ancora degli affreschi bizantini, la taglia il tutto alla testa al toro per dire che qui il monachesimo basiliano, il monachesimo bizantino è vive, è vitale con un periodo ininterrotto di quasi 1000 e più anni. Sì. Andremo sotto e vedremo un attimino le icone, la più antica risale al X secolo, quindi faremo un bel giro e vedremo tante cosette. Parlavamo di affreschi bizantini, possiamo analizzarli? Che cosa riproducono? Allora, quello più antico che abbiamo qui in grotta è Santa Maria Egiziaca e lei è la storia della santa che è un pochino particolare, perché effettivamente si parla di una donna che per tutta la vita non fece una vita, diciamo, da santa, era una peccatrice. Di conseguenza ad un certo punto conosce la via di Gesù Cristo e vuole cambiare vita, vuole purificarsi, diciamo così. Quindi il modo migliore per farlo è quello di vivere da asceta, da eremita nel deserto dell'Egitto, e così fece. Si dovette nascondere perché non era bene che una donna facesse questo tipo di vita, quindi camuffandosi con questi lunghi capelli, vestita di pelli di animali così come facevano gli altri monaci, visse nel deserto per 3 anni questa vita così particolare. Alla fine dei 3 anni si rivolse al vescovo, a San Zosimo, che si vede appunto nell'affresco la figura più alta, e raccontò le sue peripezie, raccontò la sua storia, e alla fine ricevette la comunione dal vescovo. Quindi si battezzò, diciamo così, entrò a far parte della comunità cristiana. E alcuni professori che hanno studiato questo affresco ci dicono che è particolare, perché solitamente l'affresco di Santa Maria Egiziaca c'è solo in quei luoghi di eremitismo femminile. Quindi anche se noi, per quanto riguarda la grotta di Montestella, non abbiamo testimonianze scritte che attestino la presenza di eremitismo femminile, ci basta l'affresco per sapere che ci sono state per un breve periodo di tempo delle donne eremite. Nell'altro affresco, quello più grande, molto lavorato, che cosa viene ricordato? Lì abbiamo in alto Dio Padre che consegna suo figlio all'umanità. È una scena particolare, effettivamente è un affresco molto più giovane, non siamo più nell'anno 1000 ma siamo intorno al 1500-1600. Il particolare di questo affresco è che di solito dietro le spalle di Dio Padre c'è la volta celeste, quindi il cielo, le stelle, invece in questo caso ci sono degli alberi, a dare l'idea che l'autore
l'autore dell'affresco abbia voluto immaginare fisicamente Dio Padre in questo luogo, quindi ha raffigurato alle spalle di Dio Padre la montagna che circonda questa bellissima grotta. Parliamo di affreschi bizantini, però a monte ancora esistono ulteriori documenti di grande importanza. Leggevamo, scendendo qui a visitare questa splendida grotta, uno scrigno possiamo definire, e nello scrigno si possono soltanto i tesori, che esistono testi, documenti molto antichi, fra cui uno del 598 che viene chiamato il documento o questo codice che si trova a Parigi. In che cosa consiste tutto questo, come si dice, questo scritto che però dovrebbe attestare la presenza in loco di una realtà, di una comunità che ha voluto vivere in tempi non sospetti anche la propria vita religiosa. Sì, sicuramente, ma è anche uno dei pochi testi scritti che abbiamo e quindi racconta un pochino quella che era la vita in questo luogo, quindi come i monaci sono arrivati quassù, le motivazioni che li hanno spinti a venire, ma soprattutto a restare, anche perché questi luoghi sono molto simili morfologicamente ma anche climaticamente alle loro terre. Non dimentichiamoci che questi sono monaci che arrivano dalla Grecia, come dicevi poco fa tu, si spostano per questi vari problemi che hanno avuto e si ritrovano in questo posto che è simile al loro posto e quindi è normale che si siano trovati subito a proprio agio e che abbiano, diciamo così, si siano appropriati di queste grotte facendo le case proprie. Ma anche se i documenti, diciamo, sono in numero ridotto, abbiamo un documento del 598, abbiamo degli affreschi bizantini, abbiamo un documento del 1100 dove viene definita Grancia, in buona sostanza esiste una senza soluzione di continuità, tanti tasselli che fanno di questo splendido santuario un punto di riferimento per quel che riguarda la nostra realtà Locridea. Assolutamente sì. Inoltre l'abbiamo lasciata per ultimo, noi abbiamo questa bellissima statua in marmo. Poi parliamo, perché diciamo la statua merita un'attenzione diversa. Sì. Io mi leggo subito alla statua perché la religiosità di questa gente era molto legata alle icone. Noi sappiamo che la lotta poi quello ha portato, effettivamente, no? Quando effettivamente quando le statue che vennero scappano ad essere quasi soppresse perché non volevano che venissero ad essere poste all'attenzione, ma la statuaria l'abbiamo dal 500 in poi. Sì, assolutamente sì, quando la Chiesa meridionale passa dal rito greco a quello latino è la Chiesa di Roma che impone questi cambiamenti, ma è normale che la gente del posto si era affezionata sia alla figura dei monaci che alle stesse icone, quindi era necessario sostituirle, sì, ma con delicatezza. E in questo nostro viaggio andiamo pure a descrivere l'immagine bene della Madonna, lo scannello, questa statua in marmo che dà pregio, splendore a questa splendida grotta. Assolutamente sì, ci avviciniamo così ti faccio notare qualche particolare. Allora, guarda, partiamo dalla data. Partiamo dalla data, 1562. Bene, noi sappiamo che ogni statua che si rispetti ha una bellissima leggenda alle spalle, ne parlavamo prima, effettivamente anche questa ce l'ha. Noi abbiamo la leggenda grazie ad un frate che visse in questo luogo, padre Giovanni Cropani da Fiore, che lasciò per iscritto questa leggenda. Quindi noi sappiamo che c'era questa bellissima statua che arrivava dalla Sicilia e doveva essere portata in Puglia, ma all'altezza di Monasterace la nave si ferma, si blocca in mare, i marinai spaventatissimi non sanno per quale motivo e quindi iniziano a svuotare la stiva. Fra le altre cose, nella stiva c'era questa statua. Sulla spiaggia si dice ci fosse un vitello che stesse aspettando l'arrivo della Vergine Maria per portarla quassù. Perché proprio quassù? Perché quassù c'era una bellissima luce, una grande luce che indica la strada al vitello ed è questo che noi chiamiamo Monte Stella. Arrivata quassù, lei si, diciamo, posiziona, se possiamo dire, si posiziona in questo luogo. Sulla parte bassa della statua, vedi sullo scannello, c'è oltre alla data della creazione della statua, anche l'Annunciazione viene raffigurata. Quindi vedi l'angelo sulla parte, lo Spirito Santo che soffia su di lei, quasi per darle il coraggio di dire il suo sì. Però una cosa che l'autore ha voluto sottolineare è la grande conoscenza di Maria delle Sacre Scritture. Infatti ha la mano poggiata sulla Torah, sì, sulla legge. Quindi, diciamo un libro sacro. Sì, sì, sicuramente sono i rotoli della Torah che vengono raffigurati. Quindi la sua grande conoscenza della parola di Dio le ha dato la possibilità di dire il suo sì.
La particolarità della nostra statua di Montestella, mi permetto di chiamarla nostra perché... Guarda, la statua è incinta. Se tu noti, subito sotto la cintura c'è questo lieve gonfiore, diciamo così, che sta appunto a indicare che lei è incinta, aspetta questo figlio. La tradizione locale vuole che quando la pancia è alta il figlio che nascerà sarà maschio, quindi in questo caso ci siamo perfettamente. Nell'anno 2000 ci sono stati dei grandi lavori per lo studio di questa grotta e di questa statua, e quindi tutte queste piccolezze sono venute alla luce in un secondo luogo, in un secondo momento. Inoltre l'altra particolarità è lo sguardo della Madonna rivolta al cielo, perché lei è la Madonna Assunta, è la grande festa che si festeggia in questa grotta. Però possiamo pure dire, analizzando la statua, un panneggio che scende, sì, molto morbido, molto fine, sì. La morbidezza, cioè quasi sembra una statua non di marmo, sì. Che il marmo stesso si traduce con una stoffa leggera, sì, sì. Che si adatta molto bene, e poi tutti quegli angeletti posti alla base fanno da contorno, sì. Come se volesse la statua stessa elevarsi al cielo. Sguardo rivolto verso il cielo proprio a indicare l'assunzione, perché effettivamente per i monaci ortodossi la festa dell'Assunzione è molto importante. Loro festeggiano la Dormitio Virginis. Per dogma cristiano noi sappiamo che la Madonna non è morta, non ha subito corruzione di carne, quindi è stata assunta in cielo in anima e corpo. La sera del 14 agosto, in occasione della festa, la grotta è gremita di fedeli. C'è una bellissima processione intorno al cocuzzolo della montagna, una bella fiaccolata. La gente rimane fino a tarda notte a pregare ai piedi della Madonna. In più c'era anche una bella tradizione che si svolgeva fino a qualche tempo fa. Di sabato mattina all'alba, dal 1 di maggio al 15 di agosto, tutte le donne del paese, della vallata, salivano a pregare ai piedi della Vergine Maria. Anche questa era qualcosa che c'era stata tramandata, che ci è stata tramandata dai monaci e che poi un pochino alla volta ha preso piede nella cultura locale. Quindi era qualcosa che avviene anche molto frequentemente. Dicevamo che qui siamo in un santuario mariano dove il mistero può essere punto di riferimento per alcune nostre riflessioni. Io vedo lì una scala che sembra quasi perdersi nel vuoto. Una scala, che cosa sta a denotare, che porta poi in un luogo profondo, buio? Ha un senso. Ora ti racconto, questa è una cosa un po' curiosa. Poco fa ti ho parlato della leggenda scritta, lasciata da Padre Giovanni, quindi qualcosa di attestato e di serio, tra virgolette. Ma le nostre nonne ci raccontano che all'arrivo della Madonna quassù c'è stata una terribile lotta tra lei e il diavolo. C'era l'antica credenza, errata oltretutto perché siamo in una grotta che è calcarea, che questo fosse il cratere di un vulcano. Ti ripeto, errata, non è un vulcano, questa è roccia calcarea, ma c'era questa idea. Quindi le nostre nonne ci raccontano, da bambine ci raccontavano questa storia. La Madonna arriva su, trova il diavolo, lotta con lui per la supremazia del luogo, e la lotta vera e propria avviene in quel buchino stretto che tu hai visto là, vedi quell'anfratto scomodo, è la parte effettivamente più scomoda e più buia della grotta, e ha all'interno delle formazioni calcaree che però ricordano dei graffi. Sembra che realmente qualcuno abbia graffiato, e quindi è normale che nell'immaginario collettivo sia venuta fuori l'idea che là sotto la Madonna e il diavolo abbiano lottato, che lui abbia lasciato questi graffi, ma lasciando perdere quella che è la leggenda, così il raccontino per le bambine, probabilmente qualcosa di vero c'è, è l'eterna lotta, la simbologia dell'eterna lotta tra il bene e il male, quindi il male viene cacciato via, il bene vince, e quindi da allora c'è la statua quassù, e quindi questo luogo è un luogo di religiosità e di pellegrinaggio. Una lunga scalinata ci porta qui all'interno del santuario. Tra tanti tornanti, lassù, uno spiraglio di luce si intravede. È un qualcosa di magico, di poetico, possiamo dire. Vedo qui effettivamente una grotta che sprigiona spiritualità da tutti i pori. Ed è vero, devi sapere che questo è un luogo anche frequentato tantissimo dai giovani che vengono per pregare, da coppie che scelgono di sposarsi in questo luogo per la bellezza effettivamente del luogo, ma per la grande spiritualità che da ogni angolo si respira. La scala che tu vedi, ti racconto una chicca, è composta da 61 gradini a salire, cioè a scendere, ma a salire sono 62.
Forse perché è più facile avvicinarsi alla Vergine Maria ed è più difficile stare lontano e quindi ti sembra più lungo il percorso. Non lo so, è un giochino che si faceva da bambini. Questo sembra, sembra qui all'interno della grotta di vivere una realtà senza pari. Cioè la gente viene però rimane colpita non soltanto dalla bellezza della grotta, di queste colonne di stalattiti che scendono verso il basso, ma quasi un qualcosa che sta di mistero. E la gente ha bisogno di mistero, assolutamente. Ha bisogno di luoghi come questi. E allora deve essere anche un qualcosa che deve essere veicolato, potenziato, farlo fluire da tutti, non soltanto così in una visione di scappa e fuggi, di prendi e fuggi. Qui tutto è mistero, però un mistero che si basa su solide basi culturali, su solidi documenti. È vero, è tutto vero quello che dici, è vero che chi arriva, arriva solamente magari per curiosità, ma poi scendendo nel cuore della montagna ha anche modo di capire che c'è qualcosa che ci lega al passato e quindi alle radici profonde dell'essere umano in generale. Don Nenzo Chiodo, rettore del santuario. Abbiamo visitato poc'anzi il santuario stesso, quindi la grancia, l'eramo. Eramo chiesa, la struttura dove nel tempo i frati hanno trovato dimora. Sì, siamo nella struttura che rivela un po' il passaggio dall'eremitismo di grotta a un eremitismo più organizzato. Si tratta di questo eremo del 1790, dove all'interno troviamo alcune celle proprio originali, mentre altre dall'Ottocento in poi sono state costruite. E in particolare troviamo due cose importanti. Il primo è il grande cammino storico dei monaci, datato 1700, dove forse attorno a questo cammino sono nate le prime celle. E in più troviamo il primo nucleo di chiesa che c'è stato in questo luogo, dove adesso custodiamo di fatto l'icona che Bartolomeo I ci ha regalato quando è venuto in visita qui a Montestella, l'icona della Dormitio Virginis. E infine troviamo proprio all'interno della struttura, che oggi è casa religiosa di ospitalità per ritiri, esercizi, per convegni, piccoli convegni, per momenti anche di weekend spirituali, troviamo appunto la possibilità di essere accolti e soprattutto sostenuti in questo cammino che oggi diventa sempre più pesante nell'ambito della fede ma anche nell'ambito umano. Ecco, all'interno di questo conventino del Settecento troviamo una delle testimonianze storiche del 1686 riguardante una scomunica late sentenze per alcune donne o persone che venivano a disturbare i monaci nella loro specifica vocazione. Ecco, siamo nell'ultima struttura edilizia di questo complesso monastico. Siamo nella chiesa che appunto i pazzanesi hanno voluto, assieme a tutti i pellegrini della diocesi di Squillace, ex diocesi di Squillace, hanno voluto costruire proprio all'inizio di questo secolo. E in questa chiesa viene custodita la grande tela che del 1700, che in origine era appunto nella chiesetta annessa all'eremo del 1700. Questa tela ha una grande particolarità, si tratta della donna dell'Apocalisse, in quanto la Madonna tiene sotto i suoi piedi un grande drago, segno questo che si richiama proprio all'immagine che l'Apocalisse 12 descrive della donna e quindi anche della Vergine e quindi anche della Chiesa. Si tratta di una tela di cui non sappiamo l'autore, ma certamente è di scuola serrese, soprattutto per i tratti che vi sono in essa. Questa tela ogni 14 agosto a mezzanotte
esce da questo santuario per una breve fiaccolata presieduta sempre dal vescovo con la messa di mezzanotte sull'antica tradizione monastica che nella veglia dell'Assunta o della Dormitio Virginis tutti i credenti vegliano in attesa del nuovo giorno, il 15 agosto, il giorno dell'Assunzione di Maria in anima e corpo. Una splendida passeggiata, un santuario mariano in una grotta dove tutto è fede, un qualcosa di bello, di angelico. Abbiamo ammirato tra queste splendide grotte una piccola Lourdes, un modo nuovo, diverso, per capire l'anima della nostra gente, di questo Bolgo selvaggio che anima, come nel passato, anche quella che è stata la fede dei nostri padri. È vero, l'invito che vi faccio è proprio quello di venire in questo luogo per passare veramente dei giorni e dei momenti di preghiera, così come i monaci, quindi lontani dal chiasso delle città e immersi in questo angolo di paradiso, possiamo dire così, in mezzo a queste rocce calcaree che ci portano sempre più vicini a Dio. Anche laggiù, il mare Ionio, sembra quasi a portata di mano. Il mare, tante barche, una natura stupenda, incontaminata, un cielo terso, pulito, invita alla meditazione. Monte Stella è tutto fascino, tutto mistero. Che dici? È vero, ed è una continua scoperta. È stato allora il nostro un viaggio non immaginario, reale, nel cuore di questa montagna, di queste rocce che pongono e inducono ad alcune riflessioni che dovrebbero vederci quasi sempre presenti. Sì, un maggiore forse rispetto per questi luoghi, un'attenzione continua, ma soprattutto la voglia di stare insieme e di vivere questi luoghi in questo modo, in semplicità. Io intanto ringrazio Irene per la sua gentile e squisita cortesia. Ci ha fatto da guida, ci ha fatto scoprire questo mondo arcano fatto di un grande fascino, di un infinito mistero. Ma come concludere questa puntata di Gioco di Parole, Punto Cultura, invitando la gente a venire a visitare Monte Stella con un animo sgombro di quelli che possono essere i pensieri, le cose brutte di questa vita, di questo mondo che invece dovrebbe indurci a mirare in alto, a volare alto. E penso che sia molto bello concludere questo nostro viaggio con alcune riflessioni di Luigi Cunzolo, il quale, ammirando Monte Stella, la Vergine, la grotta, scrisse delle belle parole, una lunga poesia in endecasillabe che noi vorremmo soltanto proporvi pochi versi, ma che sono pregni di un grande significato. Irene ci raccontò del miracolo della barca, di quella che è l'animo, la fantasia, quello che racconta la nostra gente di queste contrade. E che cosa dice Luigi Cunzolo? Veleggiava la barca e tutto il cielo era disceso placido nel mare, candida e lieve, con le mani giunte, la Vergine Maria, sotto la vela, bianca, pregava. Questo penso che sia il nostro messaggio qui da Monte Stella. Il nostro saluto, con l'invito a venirci a trovare e a passare con noi qualche giorno di serenità e di pace.
Rivenditore autorizzato Rita Severino, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.